pronti per ospitare, seppur virtualmente, nel nostro studio l'ospite di oggi che è Andrea Grieco. Siamo già in collegamento con lui, lo vediamo alle nostre spalle, nel nostro maxi schermo. Andrea è attivista per la sostenibilità e i diritti umani, nonché ambassador per Smili Academy India. Andrea, ho mancato di chiederti se Smili si pronuncia proprio così o si pronuncia diversamente. Non ti sentiamo. Sento. Regia, attenzione. Mi sentite? Sì, adesso sì. Sì. Dicevo, si pronuncia all'inglese Smili Academy, ma ovviamente va benissimo come vogliate, l'importante è appunto che il messaggio di Smile Academy arrivi a tutti e a tutte, perché è l'acronimo di Sustainable Mindset and Inner Level for Youth ed è un acceleratore di impatto. Che cosa vuol dire questo? È uno strumento che vuole aiutare a creare imprese giovanili sostenibili grazie ad un'esperienza che dura una settimana e che è fondata tutta su coprogettazione su delle sfide precise. Le sfide alle quali Smili guarda e sulle quali Smili lavora sono sfide che riguardano la stretta attualità, di cui per esempio anche Papa Francesco ha recentemente parlato, si è esposto tantissimo, mi sento di dire anche forse uno degli unici capi di Stato, purtroppo senza potere di veto, che si esprime su queste tematiche, che è il cambiamento climatico e la sostenibilità. Il cambiamento climatico e sostenibilità che però partono nel caso di Smili dalle popolazioni indigene, quindi partono dalle comunità locali che devono essere messe al centro dell'azione futura per il cambiamento climatico. Paola. Volevo chiederti, Andrea, hai parlato appunto dell'azione delle comunità indigene. A marzo del prossimo anno consentirete a 40 giovani di incontrare 97 comunità indigene. Perché questa iniziativa? Allora, l'experience è promossa da Smile Academy India e come dicevi tu giustamente dal 20 al 26 marzo 2024 40 giovani sotto i 30 anni incontrano 97 comunità indigene dello stato indiano dell'Assam, che è uno dei territori più biodiversi al mondo. Perché il tempo della mitigazione, come diciamo sempre, è finito, è tempo di un nuovo paradigma ed è tempo di un paradigma che parte da una coprogettazione. In particolare il territorio di Assam, che è quello dove abbiamo recentemente fatto anche una missione con i fondatori della Smile Academy, è stata fatta una missione di settaggio, come dire, di scoperta anche degli obiettivi e di conoscenza delle comunità, con il nostro anche country director presente sull'India, comprende uno dei parchi naturali più importanti al mondo per la sua biodiversità e per tutta la vita che lo abita, ed è un ecosistema che ha oltre 100 specie di piante medicinali e una giungla che è la Forest Man of India, The Forest Man of India, che è un uomo che in 40 anni ha piantato in quella zona il corrispettivo di 13 campi da calcio in alberi. Quindi la sfida poi dell'experience dei giovani che si riuniranno dal 20 al 26 marzo 2024 in India, dei 40 giovani sotto i 30 anni e su tre livelli: siccità, e quindi la sfida che hanno le popolazioni indigene di far fronte alla siccità, le inondazioni, e quindi come si può rispondere alle inondazioni, per esempio anche con la piantumazione di alberi, e il woman empowerment, e quindi la creazione di nuove cooperative locali gestite da donne. A questo proposito mi viene veramente naturale chiederti, cioè fare una riflessione sul fatto che queste sfide che abbiamo sempre associato ad aree geografiche distanti da noi, dall'Italia, oggi diventano di un'attualità
disarmante, perché sono notizie di queste ore quelle che riguardano per esempio le alluvioni in Toscana, che hanno fatto già 5 vittime, e solo qualche mese fa l'Emilia Romagna viveva la stessa sorte, quindi sono sfide attualissime anche per noi. Assolutamente sì, sono sfide attualissime per noi e quello che, come dicevi tu, vediamo in Italia e quello che sta accadendo nel resto del mondo. Purtroppo quando si parla della crisi climatica e del tema della sostenibilità ambientale, ci rendiamo sempre troppo tardi conto, o meglio, ci rendiamo conto di quello che sta accadendo nel mondo solo quando arriva a casa nostra. Adesso sperimenteremo le prime migrazioni climatiche. Normalmente le abbiamo già sperimentate con quello che è accaduto in Emilia Romagna, quando le persone hanno lasciato la loro casa per motivi appunto legati al cambiamento climatico e quindi all'alluvione. Quindi è un tema di grande attualità, è un tema che vuole formare delle persone, cioè è necessario oggi formare delle persone che partano da chi queste sfide le soffre da sempre, appunto purtroppo le popolazioni indigene, e che arrivino a noi e che ci aiutino anche in una sorta di cooperazione globale, che è quella alla quale aspiriamo tutti, che ci aiutino a creare delle strategie e degli strumenti reali. Cioè, quindi l'esperienza della Smile Academy India nasce proprio per questo, nasce proprio per formare dei ragazzi e delle ragazze sui temi del cambiamento climatico, da chi il cambiamento climatico lo affronta ogni giorno, e noi siamo quelli che lo stiamo vedendo presentarsi nelle nostre vite in Italia, per esempio. E a questa iniziativa ci si può iscrivere, le candidature sono ancora aperte, ecco, dici qualcosa di più in merito a questa possibilità che 40 giovani sotto i 30 anni avranno di incontrare ben 97 comunità indigene in questo appuntamento. Esattamente, allora a questa iniziativa ci si può iscrivere, c'è assolutamente tempo fino al 2 dicembre, nasce e la lanciamo anche in un periodo molto caldo per il clima, perché ci apprestiamo alla COP di Dubai, dove non si parlerà presumibilmente di popolazione indigene, ma noi vogliamo riportare la discussione su questo tema, e quindi c'è tempo fino al 2 dicembre. E ovviamente visitando il sito smileyacademy.org, smileyacademycosiscritta.org, potete trovare tutte le informazioni sull'Academy, su Smiley e sull'esperienza in India, e quindi anche il form per iscriversi. Quindi visioneremo poi tutte le candidature e poi si partirà nella parte effettiva dell'attività. Andrea, ci piacerebbe sapere come è nata la tua sensibilità per questi temi. Allora, la mia sensibilità per questi temi nasce da quando sono più o meno bambino, perché vengo da un territorio come quello della Basilicata, che è un territorio che oggi è considerato il Texas italiano, fonte estrattiva fortissima di uno dei grandi colossi dell'oil and gas italiano, che di fatto ha subito tutti i drammi dell'estrazione, subisce ancora tutti i drammi dell'estrazione, anche a livello ambientale e umano. Quindi nasce da quella sensibilità alla quale sono stato abituato. Poi in realtà io ho lavorato da subito per delle ONG, e lavoravo però più tra Africa e Spagna, e nel momento in cui accoglievo migranti, che erano però più migranti climatici, mi sono reso conto di un grande vuoto normativo proprio sulla divulgazione del cambiamento climatico, della sostenibilità e sull'attivismo climatico connesso ai diritti umani. Quindi da lì poi ho approfondito i miei studi, ho studiato, ma di base sono sempre stato molto sul campo, ho fatto molti progetti sul campo, sono stato in Ecuador, in Artico, ecco, proprio per indagare la complessità di tutti i fattori che poi connettono il cambiamento climatico alla violazione dei diritti umani, e che vi assicuro sono veramente di grandissima attualità, e che sono tantissime oggi e che necessitano veramente di avere voce. Ecco, in chiusura,
Susciterei un'altra riflessione. Di questi temi si parla sempre più su tutte le piattaforme, su tutti gli organi di stampa e interlocutori testimonial ambassador come te fortunatamente sono in continua crescita, però la percezione è che a partire dalle istituzioni tante volte ci sia una distanza tra l'urgenza dei temi appunto di cui parliamo e la capacità di trasformare in progetti concreti di tutela ambientale questi intenti, no? Come vedi tu la situazione? Allora, questo è un tema molto molto importante perché effettivamente la politica sempre troppo in ritardo, lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto anche in quelle che sono in quella che è la politica internazionale, no? La politica internazionale fa poco o niente, quello che dicevo all'inizio è voluto, perché effettivamente Papa Francesco è una delle poche voci politiche, se vogliamo, anche che si esprime sul cambiamento climatico e chiede a grande voce quelle che sono delle soluzioni. Gli altri capi di Stato non lo fanno e ovviamente lo fanno in maniera timida se lo fanno. La politica arriva sempre in ritardo e purtroppo perché nel caso italiano non c'è una voglia di come dire, non c'è una voglia di prepararsi, non c'è una voglia di farsi trovare pronti, ma dobbiamo sempre rispondere alle emergenze. Vediamo l'Emilia Romagna, vediamo oggi tutte le regioni che sono alluvionate e così via. A livello internazionale non c'è un interesse, perché ancora una volta la crisi climatica è sempre concepita come un qualcosa di troppo lontano, che potrebbe colpire le generazioni future, e quando pensiamo alle generazioni future non pensiamo al nostro bene, ma pensiamo a chi verrà dopo, quindi non è un problema che colpirà noi direttamente, quindi ovviamente va accantonato, purtroppo, ed è questo un grande problema che riscontriamo oggi ovunque, nelle politiche nazionali, nelle politiche internazionali, anche nelle università banalmente, o anche nei piccoli comuni. Ti auguriamo di mantenere questo entusiasmo, Andrea, anche per i prossimi 100 anni, davvero. La tua freschezza e il tuo entusiasmo sono contagiosi. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Abbiamo assolutamente... Grazie mille a voi. Grazie e ricordatevi di iscrivervi all'Academy, smileacademy.org. Grazie. Grazie Andrea. Abbiamo assolutamente bisogno di giovani come te che appunto si spendono per questi temi così importanti. Quindi l'augurio di un buon lavoro a te, noi ci fermiamo soltanto per qualche istante e poi ritorniamo ancora insieme.